È stato investito da un furgone che stava effettuando la retromarcia ed è morto sul colpo. Questa è la tragica fine di un operaio di 60 anni deceduto all'interno di un cantiere della linea metropolitana a Napoli in via Gaime Pintor, nel quartiere di Secondigliano. La vittima, secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, sarebbe stato travolto dal mezzo in movimento perché l'autista non si era accorto della sua presenza. Situazione simile all'altro incidente sul lavoro avvenuto nel parcheggio della SIA Ponticelli. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia e il personale del 118. Il decesso di oggi è il 37esimo dall'inizio dell'anno ed è stato ovviamente al centro della discussione d'apertura dell'Assemblea nazionale della UILM, a cui ha preso parte anche il segretario generale Pierpaolo Bombardieri, che denuncia. E il dramma è che noi tante volte sentiamo qualcuno che dice abbiamo registrato una diminuzione dell'1, del 2% su un numero che in qualche modo supera i 1.000 morti l'anno. Noi dobbiamo arrivare a zero morti sul lavoro, non possiamo perdere nemmeno una vita umana in queste condizioni. La verità è che in questo paese c'è una strage continua, siamo su numeri da guerra civile. Noi continuiamo ad incalzare il governo perché ci siano delle decisioni immediate. Intanto aumentiamo le ispezioni, aumentiamo gli ispettori, facciamo in modo che le aziende che violano le norme sulla sicurezza non possano partecipare ai bandi della pubblica amministrazione. E siccome molti incidenti avvengono nelle piccole aziende che fanno subappalti a cascata, gare al massimo ribasso, rendiamo obbligatoria la presenza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza anche nelle aziende sotto i 15 dipendenti. Chiediamo al governo, alla politica, di decidere velocemente.